Musica antica a Gratteri, siamo nel cuore delle Madonie, dove paesaggi incantati si mescolano con note musicali ispirate alle musiche delle feste da ballo nel periodo del 600 e del 700. Protagoniste le musiche di Alessandro Scarlatti, Nicola Matteis e Giovan Battista Pergolesi. Si è inaugurata così la 16ª edizione del Festival di Musica Antica di Gratteri, organizzata dall'Associazione Musicamente di Palermo, grazie al contributo del Comune Madonia. A fare da scenario ai concerti la chiesa di Piazza Monumento, dopo il primo appuntamento con l'ensemble Orfeo Futuro dal titolo Sonate, arie e altre bizzarrie, la rassegna musicale prosegue domani 2 settembre alle 21, sempre in Piazza Monumento, con il concerto del duo composto da Eva Febré al violino e di Tomeo Segui al clavicembalo provenienti dalla Spagna. Il tema fondamentale del festival è il multiculturalismo, abbiamo voluto dare questo nome, cioè la possibilità di interagire tra i popoli facendo capire la cultura di ogni etnia, condividere le culture di ogni etnia in modo da poter costruire la comprensione tra i popoli e la pace. Come lo facciamo? Abbiamo pensato intanto di far venire gruppi da varie parti, anche d'Europa, che domani ci sarà, il giorno 2 ci sarà un gruppo spagnolo, e oggi ci sarà un gruppo invece che viene da varie parti d'Italia. Poi il giorno 3 invece facciamo un concerto dedicato interamente al multiculturalismo, perché faremo musica di antica tradizione dei popoli del Mediterraneo, quindi sarà musica greca, albanese, siciliana antica. La serata conclusiva sarà domenica 4 settembre con la presentazione di Corrispondenze, il nuovo progetto del duo fondatore dell'Arianna Art Ensemble, composto da Paolo Rigano e Cinzia Guarino.